Buongiorno a tutti e benvenuti al ciclo di incontri informativi Consigli degli Esperti. Oggi ci dedichiamo a un tema che è spesso oggetto di consulti da parte di chi vive accanto a persone che soffrono di un problema alimentare. Quindi il tema di oggi è proprio stare a tavola, come affrontare i pasti condivisi. Ci risponderanno i professionisti dell'equipe CIP Milano Navigli e ci forniranno una prospettiva multidisciplinare. In un secondo momento daremo spazio alle domande da parte vostra. Abbiamo con noi la dottoressa Laura Ranzini, psicologa psicoterapeuta, la dottoressa Martina Tramontano, psicologa psicoterapeuta. Il dottor Gian Domenico Schiena, medico psichiatra, e la dottoressa Chiara Ramponi, dietista. Benissimo, potete attivare l'audio. Buongiorno a tutti. Buongiorno Buongiorno a tutti. a tutti. Buongiorno a tutti. Allora, iniziamo passando la parola alla dottoressa Ranzini. La domanda per lei è rivolta al momento prima del pasto. Quindi, come gestire questo momento così delicato che può diventare un momento critico? Sì, esatto. Allora, diciamo in generale che la gestione dei pasti è proprio un momento, un aspetto fondamentale per aiutare una persona che soffre di una problematica alimentare. In generale possiamo dire che creare un'atmosfera di supporto e di incoraggiamento è fondamentale e non lasciare spazio invece a momenti di rabbia, di critica, di ostilità. Appunto, vediamo però più nel dettaglio la fase di preparazione, quindi il momento prima del pasto, e vediamo come aiutare, come permettere di arrivare al momento del pasto con il minor grado di preoccupazione possibile. Facciamo un po' una distinzione da quelle persone che restringono il cibo a quelle persone che invece hanno delle perdite di controllo. Partiamo dalle persone che restringono il cibo, che quindi possiamo genericamente dire che possano soffrire di una problematica di anoressia. Esatto, questo perché abbiamo delle criticità, no? Un po' diverse. Ok. Esatto. Infatti, le persone che soffrono di anoressia hanno un po' la credenza, il timore, secondo cui se assumeranno certi cibi o certe quantità di cibo, questo le porterà a perdere il controllo e aumentare di peso, diciamo, in modo imprevedibile. Per aiutarle ad affrontare questa preoccupazione si utilizza quella procedura che viene chiamata alimentazione pianificata e meccanica. Che cosa significa? Significa che si dà un po' l'indicazione di alimentarsi in modo appunto meccanico, come se si dovesse assumere una medicina. Per fare questo è importante appunto prima del pasto pianificare i pasti, quindi i genitori per esempio potrebbero aiutare il loro figlio a decidere insieme cosa mangiare, quindi a pianificare, facendo questa operazione in anticipo per essere sicuri che venga fatta in un momento in cui le preoccupazioni sono un pochino più basse. Rispetto a quello che invece può essere il livello di intensità della preoccupazione, della tensione durante il pasto stesso. Esattamente, durante il pasto chiaramente il livello di preoccupazione può aumentare, invece prima del pasto potrebbe essere più basso, quindi è importante farlo prima proprio per questo motivo. Poi diciamo ogni mattino si potrebbe leggere insieme quella che è la pianificazione che è stata fatta in modo da poter organizzare la giornata e poter rispettare quanto è stato pianificato. In particolare poi quindi sarà importante cercare di aiutare la persona a mangiare rispettando un po' anche gli orari che sono stati concordati e ricordare di alimentarsi non facendosi influenzare dalle sensazioni di fame o di sazietà, perché queste sensazioni quando c'è una malnutrizione, c'è un sottopeso, sono alterate.
Un altro aspetto importante che può essere di aiuto è quello di preparare la porzione, quindi preparare una porzione secondo delle linee guida flessibili che possono poi essere concordate nel percorso di cura. In questo senso sarà importante che la porzionatura venga fatta prima che la persona, che il ragazzo o la ragazza si siedano a tavola, in modo che quello non diventi un momento di contrattazione. La porzionatura viene fatta, dovrà essere fatta appunto andando un po' ad occhio. Se però la persona che soffre della problematica alimentare è molto molto preoccupata, si potrà inizialmente pesare a crudo gli alimenti, però poi passare, diciamo, ad una porzionatura ad occhio, sottolineando che minime variazioni non hanno nessun effetto significativo dal punto di vista dell'assunzione calorica. Quindi questo, diciamo, in generale un po' per le persone che appunto restringono. Abbiamo delle indicazioni un pochino diverse su chi ha episodi bulimici, quindi chi perde il controllo con l'alimentazione, che possono essere quindi persone che soffrono di binge eating disorder o bulimia nervosa. In questo caso, quello che consigliamo è di adottare il principio dell'alimentazione regolare, quindi mangiare in modo regolare con tre pasti e due spuntini, non facendo passare più di 3-4 ore tra un pasto e il successivo. In questo modo, per fare questo, si potrà ricordare alla persona che non ci sono momenti della giornata giusti o sbagliati per mangiare, non ci sono differenze nell'assorbimento del cibo nelle diverse ore del giorno, e anche che appunto ritardare l'assunzione del cibo è il principale fattore che poi può portare ad una perdita di controllo, così come saltare i pasti. Naturalmente potrebbe esserci una difficoltà nell'applicare questa procedura dell'alimentazione regolare. In questo senso si potrebbe quindi aiutare la persona magari a regolarizzare pian piano l'alimentazione, partendo magari dalla prima parte della giornata per poi applicarla anche agli altri momenti. Un altro aspetto che potrebbe essere di aiuto è quello di ridurre la disponibilità di cibo che non richiede una preparazione, quindi cibi quali merendine, biscotti, patatine, che sono cibi la cui presenza, quindi la presenza in generale di tanti stimoli alimentari che non richiedono una preparazione, può favorire un po' la perdita di controllo. Quindi se riassumiamo un pochino le indicazioni per essere di aiuto prima dei pasti, potrebbero essere quelle di intanto comprare in anticipo il cibo in modo da poter rispettare quello che si è pianificato quando è il momento, occuparsi appunto insieme della pianificazione della porzionatura degli alimenti e consumarli agli orari previsti. Un'ultima indicazione riguarda il dove mangiare. Diciamo che è preferibile che venga scelto un luogo dove è possibile consumare quanto si è pianificato nell'orario stabilito e diciamo in modo formale, quindi con la tavola apparecchiata, potendo appunto rispettare quella che è la pianificazione che è stata fatta. Sì, importante anche proprio il luogo, no? Quest'ultimo punto che hai evidenziato, Laura, non è così, è un aspetto da tenere in secondo piano, ma è un altro di quegli aspetti a cui prestare attenzione, no? Sì, assolutamente. È importante anche questo, aiuta. Esatto, grazie Laura. Adesso passo la parola alla dottoressa Tramontano che focalizzerà più l'attenzione su quello che è il momento del pasto, quindi le criticità che appunto si possono presentare in questa particolare fase della condivisione del pasto. Prego, Martina. Grazie Rosaria. Allora, come già un po' emerso diciamo, nelle parole di Laura, sicuramente il momento dello stare a tavola è quello caratterizzato dai più alti livelli di ansia e di preoccupazione.
per le persone che hanno un disturbo alimentare. Quindi sicuramente il primo obiettivo è quello di riuscire a creare a tavola, insieme ai familiari, un'atmosfera molto di supporto, calorosa, di incoraggiamento, non sicuramente caratterizzata da conversazioni che possono riguardare il cibo, il peso, il corpo, cioè tutto ciò che riguarda questi aspetti dovrebbe essere in qualche modo eliminato dal momento in cui si sta a tavola, perché anche una parola, anche cioè, un minimo aspetto legato a ciò potrebbe comunque creare nella persona con un disturbo alimentare maggiori emozioni negative, maggiori preoccupazioni rispetto a quelle che già ha. Quindi i familiari nel momento dello stare a tavola possono diventare delle vere e proprie risorse se appunto assumono un po' il ruolo di aiutanti e di assistenti, evitando quindi tutte, diciamo, queste conversazioni, ma anche un po', di essere critici e ostili, perché lo stare a tavola non deve diventare il luogo di scontri e discussioni sul cibo che nel caso possono essere rimandate ad un altro momento. Facendo un po' la differenziazione tra una persona che restringe e una persona invece che perde un po' più il controllo sul cibo e che ha momenti, diciamo, bulimici, in generale per entrambe il compito è quello di aiutare il familiare a decentrarsi dai pensieri legati al problema alimentare, però per quelle che restringono il consiglio può essere quello di rimandare di mangiare senza farsi influenzare da quelli che possono essere dei segnali interni di fame, senso di pienezza che sono legati al sottopeso, mentre dalla persona vengono interpretati in un modo diverso, come di l'aver già mangiato troppo, quindi che non è necessario finire il piatto, o anche cioè se arrivo a tavola con un senso di fame, il senso di fame può creare maggiori preoccupazioni e quindi può portare la persona a non voler neanche iniziare a mangiare. Rispetto invece alle persone che hanno delle perdite di controllo, il consiglio può essere quello di rimandare, di non lasciarsi influenzare dagli stimoli esterni, dalle preoccupazioni, dai problemi che ci possono essere, o dagli stati interni più legati ad emozioni negative che possono influenzare il momento. Quindi in generale decentrarsi da questi aspetti. Ok, Martina, ci fa un esempio di appunto fattori esterni o di queste emozioni negative che spesso non arrivano in consultazione? Sì, nel senso che possono essere le più svariate, cioè banalmente sono andata a scuola la mattina, torno a casa, ho preso un brutto voto, ho litigato con la mia amica, quindi ovviamente ho un turbinio di emozioni che possono essere normali, come ansia, tristezza, rabbia. Il problema è che nelle persone che perdono un po' il controllo possono essere poi riversate sul cibo, quindi la persona a tavola poi non riesce a decentrarsi da tutti questi aspetti e quindi può perdere maggiormente il controllo, oppure restringere in quel momento e poi perdere il controllo successivamente. Quindi aiutare la persona a focalizzarsi sul momento presente e a decentrarsi da tutte queste preoccupazioni, quindi a mangiare un po' in maniera meccanica, come prima ha già detto Laura, può aiutarlo a separare i due momenti, a trovare quindi poi delle strategie migliori, più funzionali, che non riguardano il cibo per poter tollerare o affrontare quelle emozioni. Benissimo. Poi cioè, un altro aspetto importante è che su questo tutti i familiari abbiano un po' lo stesso atteggiamento. Cioè nessuno deve prevalere sull'altro o trasmettere dei messaggi contraddittori, perché avere una comunicazione chiara, comune e che ogni membro della famiglia, diciamo, espone in maniera diretta e non che, non so, la mamma parla per il padre o viceversa, è molto importante dare proprio una visione comune e che ognuno possa esprimere. Bene, bene. C'è qualche altra indicazione, Martina, che vorresti Sì, allora, aggiungere? quindi mi vengono in mente delle indicazioni un po' più pratiche, vabbè, appunto sul luogo già abbiamo detto che è importante scegliere comunque la sala da pranzo in cucina ed è importante anche non lasciare per quanto si può che il familiare mangi da solo, Ah, esatto, sì, che è questo è un un altro altro aspetto punto molto importante. importante.
E altri consigli pratici sono quelli, non so, di tenere a tavola soltanto le porzioni pianificate, quindi solo il piatto con la porzione, evitare di avere, non so, cestini di pane, pentole, piatti da portata, perché nel caso di una persona che restringe, possiamo provocare maggiori preoccupazioni perché può spaventarsi di vedere troppo cibo a tavola, mentre nelle persone che perdono il controllo può appunto aumentare, diciamo, l'impulso a perdere il controllo avendo tanto cibo a tavola. Quindi il consiglio pratico è quello di avere soltanto la porzione. Poi i familiari dovrebbero anche evitare di chiedere, cioè di offrire cibo, di provare a far assaggiare cose, anche se di piccole quantità, perché questo può aumentare le preoccupazioni e l'ansia nelle pazienti. Poi in generale, quello che mi viene da suggerire è comunque di avere sempre un atteggiamento molto comprensivo ed empatico, cioè ricordarsi di non colpevolizzare la persona perché non stiamo scontrandoci con la persona, ma con un comunque disturbo di tipo psicologico. E questo è molto importante tenerlo presente perché mi rendo conto che alcuni atteggiamenti, alcuni comportamenti a tavola possono comunque creare nel familiare un po' di frustrazione e delle emozioni negative, anche nel caso del familiare, quindi meglio metterle da parte e focalizzarsi sull'essere empatico e comprensivo nei confronti dei comportamenti che può avere, diciamo, la persona. Immagino Cercando che quindi. l'esempio di una comunicazione più efficace rispetto a quella colpevolizzante, no? Ecco, quale può essere un'espressione, ecco, un esempio? Ok, mi viene, diciamo, in mente la persona che, non so, ad un certo punto dice no, la porzione è troppo, non riesco a finire il piatto, invece di stare lì ad attaccare o contrattaccare su qual è la porzione, mangia di più, mangia di meno, credo sia importante prima di tutto partire dal comprendere, quindi capisco che per te sia difficile. Però questa è la porzione adeguata, normale, che è stata pianificata. Okay? Quindi questo potrebbe essere un modo per dove io capisco la tua difficoltà, però cerco di rimandarti cos'è che potrebbe aiutarti, oppure cercare anche di aiutare la persona che non vuole continuare a finire il pasto ad identificare quali sono i pensieri, le preoccupazioni, quindi cos'è che ti preoccupa, quali sono i pensieri, quindi provare ad aiutarlo ad identificare cos'è che ostacola nel finire la porzione, avendo comunque sempre un atteggiamento di comprensione ed empatia. E poi, siccome all'interno, cioè nel momento di gestione dei pasti, ci possono essere tanti comportamenti che sono negativi, ma che sono faticosi per la persona, cercare anche di focalizzarsi su una alla volta, quindi se una volta lo aiutiamo a terminare il piatto, tralasciamo un po' gli altri comportamenti, cioè cercare di non evidenziare sempre tutti i comportamenti faticosi e negativi che ci possono essere, quindi focalizzarsi su un comportamento alla volta ed elogiare anche i piccoli sforzi che tra un giorno o un altro la persona può fare, perché cioè, bisogna sempre partire dalla fatica che sta facendo quella persona in quel momento. Certo, che sono grandi sforzi, una grande Sono fatica. Bene, sforzi. grazie Grazie a Martina. te, Rosaria. Passo la parola al dottor Scheno. Abbiamo visto fino adesso quello che è il momento che precede il pasto, cosa può essere utile, no, tenere a mente durante il pasto. Adesso ecco, chiedo dei suggerimenti utili rispetto al momento che segue il pasto, quindi quali possono essere le criticità e come è possibile gestirle in maniera efficace? Sì, io sono contento che l'intervento della dottoressa Tramontano si sia concluso con questo appello ad essere empatici, cioè il concetto che di fatto il comportamento di una persona con una problematica alimentare non è dettato da un capriccio, non è dettato da così
un qualcosa di poco conto, ma è dettato da una problematica psicologica molto, molto importante. E quindi l'empatia è davvero la bussola per decidere quali comportamenti tenere, ed è la bussola per decidere quali comportamenti tenere prima del pasto, durante il pasto e anche ovviamente dopo il pasto. Dobbiamo tenere presente che l'evitare di mangiare per dimagrire sempre di più è davvero la cosa più importante per i pazienti che hanno una problematica alimentare. Le persone con una problematica alimentare di fatto si valutano esclusivamente in base a quanto riescono a dimagrire sempre di più. Chi non ha una problematica alimentare si può valutare in base alle proprie relazioni, alla propria fidanzata, al proprio fidanzato, alla propria moglie, al proprio marito, ai propri figli, il proprio lavoro. Le persone con una problematica alimentare si valutano solo, o comunque quasi esclusivamente, in base a quanto riescono a dimagrire sempre di più. Ecco, allora, mangiare in quest'ottica equivale a un fallimento co completo come persona, vuol dire di fatto perdere tutto, non valere niente. E ovviamente tutto questo può gettare nel dopo pasto in uno stato di profonda angoscia, completa angoscia. Inoltre, il fatto che le persone con una problematica alimentare, proprio perché restringono la quantità di cibo che introducono abitualmente, vanno incontro a delle modificazioni nella funzionalità dell'apparato gastroenterico, dell'apparato digerente, con una rallentata motilità e quindi un rallentato svuotamento dello stomaco. Questo può far sì che, come già la dottoressa Ranzini accennava prima, durante e ancora di più dopo il pasto, lo stomaco si svuota molto, molto lentamente e quindi ci si sente gonfi. La paziente si sente gonfia e si dirà: ho mangiato troppo, faccio schifo. Quindi, Questa è la prova del fatto che io ho mangiato troppo, no? Quella sensazione lì. esatto. Quindi tutto questo può ancora di più amplificare l'angoscia, perché pochi, anche un pasto che per altre persone sarebbe molto leggero e che magari lascerebbe fame, per una persona con una problematica alimentare viene giudicato come un pasto ipercalorico, proprio per questa alterata percezione corporea data dall'alterata motilità dell'apparato gastrointestinale, in particolare dello stomaco. Ecco, come stare vicino a una persona con una problematica alimentare dopo un pasto? Come abbiamo detto, importantissimo l'atteggiamento di immedesimazione. Immedesimazione nello stato emotivo che ho appena descritto. E questa sarà un po' la guida che ci suggerisce tutti i comportamenti. Quindi evitiamo il rimprovero, il sottolineare, ad esempio, alla propria figlia che non ha mangiato tutto quello che si era concordato, tutto quello che il piano alimentare prevedeva. È un atteggiamento di fatto sterile, che mette in aggiunta all'angoscia che già la paziente prova, mette nell'atmosfera un clima di frustrazione, di rabbia, che insomma può concludersi in una lite furibonda, ecco, come spesso sentiamo durante le nostre visite, i nostri colloqui con le pazienti e con i familiari. Mentre sicuramente può essere utile andare alla ricerca
e sottolineare qualsiasi piccolo segno di miglioramento, complimentandoci e incoraggiando la paziente. Quindi questo mi sembra veramente, veramente importante. Un'altra cosa che così ora discutendo con voi mi viene in mente, abbiamo affrontato molto il lato emotivo e forse somatico, no? La sensazione di ripienezza per il rallentato svuotamento gastrico. C'è anche poi un lato di pensiero, un lato che possiamo dire cognitivo. Ecco, per tutto quello che abbiamo detto è molto ragionevole pensare che tutto questo sia accompagnato da pensieri del tipo non valgo niente, da parte della paziente intendo dire non valgo niente, ho fallito, dovevo mangiare di meno, faccio schifo. È importante allora dare la possibilità al paziente di distogliere la propria attenzione da questi pensieri e di occuparsi di attività piacevoli, come una chiacchierata, non evidentemente su argomenti inerenti al cibo, che ovviamente sono controproducenti in questo frangente, oppure la visione di un bel film, l'ascolto di una buona musica, una telefonata ad un'amica, la lettura di un buon libro, insomma, tutto quello che può aiutare a distogliere l'attenzione da quello che si è mangiato, dalla tematica cibo. E questo aiuterà anche ad evitare poi condotte, comportamenti di eliminazione, come possono essere il vomito autoindotto, che nasce proprio da questa sensazione di angoscia e da questi pensieri. Questa sensazione d'angoscia dura in genere. Ecco, un'altra cosa importante da sottolineare è che questa sensazione non è che è infinita, e questo si può rimandare alla paziente, alla propria figlia, o alla propria amica. Il momento peggiore dura circa un'oretta, è un'oretta in cui bisogna stringere i denti, poi come tutte le emozioni, anche l'ansia, la tristezza e l'angoscia. Hanno un picco e poi gradualmente scendono di intensità. E la prima ora è quella peggiore. Quindi occorre incoraggiare la paziente ricordandole che questo momento di angoscia non durerà all'infinito, ma è transitorio ed è destinata a scomparire. Certo, Quindi stringere i denti per la prima ora. quindi quest'ora in cui, come ci dicevi tu Gian Domenico, ci si dedica ad aspetti diversi, no? Dall'alimentazione, quindi ad attività distraenti e piacevoli per la persona, chiaramente. E quindi sottolineare che c'è questa transitorietà può anche aiutare ad una maggiore tollerabilità di quell'angoscia di cui parlavi, no? Chiaro, Il fatto chiaro. che sia transitoria, ecco, di stimolo alla tolleranza di quell'emozione, comunque sgradevole, quello sicuramente. Chiaro. E poi ovviamente sottolineare che ha una durata definita, che non è infinita subito dopo il pasto. E anche sottolineare che mano a mano che la paziente va avanti nel suo percorso terapeutico, mano a mano questo tipo, questa angoscia gradualmente diminuirà di intensità. Quindi dopo ogni pasto la paziente proverà un'intensità inferiore fino a non provare nessun tipo di angoscia. Ed è poi per noi clinici la più grossa soddisfazione nel momento in cui vediamo che pazienti che fino a pochi mesi prima non riuscivano a alimentarsi se non a prezzo di grandi sacrifici, di grandissimi turbamenti emotivi, escono con gli amici, vanno al McDonald's, vanno alle feste, vanno agli aperitivi, mangiano le patatine fritte, e questo è possibile.
Questo è possibile ed è un ed è sono degli eventi che vediamo nella nostra pratica clinica. Certo. Grazie Gian Domenico. Adesso do la parola alla dottoressa Ramponi. Fino adesso abbiamo visto quelli che sono gli aspetti critici, no, da affrontare nel contesto casalingo, quindi il momento della condivisione del pasto a casa. Però sappiamo bene che spesso ci sono delle difficoltà quando bisogna affrontare dei pasti al di fuori del contesto casalingo. Quindi la domanda per la dottoressa Ramponi è proprio questa, cioè quali sono le indicazioni pratiche, i suggerimenti utili per affrontare il momento del pasto ma al di fuori del contesto casa. Grazie Rosaria e buongiorno a tutti. Esatto, appunto, anche non solamente i momenti, i pasti consumati appunto nel contesto casalingo, ma anche quelli consumati fuori casa, forse soprattutto questi pasti possono appunto essere motivo di grande angoscia e di preoccupazione. Angoscia e preoccupazione che sono così grandi tanto da condurre le persone affette da un disturbo dell'alimentazione a rinunciare e anche a limitare il più possibile tutte quelle situazioni sociali che prevedono anche cene, aperitivi o colazioni per appunto il timore di doverle affrontare. La prima, allora, molte strategie sono anche in comune, diciamo, con quelle che hanno già esposto i miei colleghi. Infatti la prima strategia per riuscire a vivere con minore preoccupazione questi momenti è anche in questo caso organizzarsi in anticipo il pasto. Innanzitutto, se non si pranza, se non si cena o comunque se non si mangia fuori casa da molto tempo, può essere utile come primo passo partire dal posto e dal pasto che complessivamente sono appunto quelli che preoccupano meno. Quindi si può lasciare la scelta al paziente, appunto si può lasciare libera scelta in termini di pasto o di ristorante in cui andare, e se si riesce può essere utile anche in questo caso pianificare in anticipo, ancora prima di recarsi al ristorante, che cosa poi si andrà ad ordinare nel menù, per non lasciarsi poi trascinare sul momento dai pensieri e dalle preoccupazioni. Infatti la scelta proprio sul momento può essere influenzata da pensieri ambivalenti e può essere piena di indecisione. E in questo caso può essere utile lasciarsi consigliare dagli altri o comunque provare a pensare quale potrebbe essere la scelta di una persona che non è affetta da disturbo dell'alimentazione, oppure ancora un altro metodo, un altro consiglio è quello di provare a trovare dei metodi di scelta che siano oggettivi, come ad esempio mi può venire in mente il piatto che sul menù è quello con il prezzo inferiore. Inoltre, anche per i pasti fuori casa, durante il momento del pasto, è bene non lasciarsi condizionare dal proprio senso di fame o di ripienezza, perché come detto prima, fame e sazietà non sono degli indici affidabili su cui potersi basare per decidere che cosa e che quanto consumare, perché appunto possono essere influenzati da pensieri o dalle preoccupazioni e possono anche essere alterati dalla condizione, se presente, di sottopeso. È quindi utile cercare di non ascoltare queste sensazioni e affidarsi piuttosto alle porzioni che ci vengono servite al bar o al ristorante e cercare di distrarsi sulla conversazione e su quello di cui si sta discutendo con gli altri commensali. Per questo motivo, anche appunto in questo caso, è molto molto importante cercare di creare un clima che sia il più sereno e disteso possibile a tavola, chiacchierando, parlando però di argomenti che non comprendano cibo e aspetto fisico. Infatti, come abbiamo detto anche prima, concentrarsi sulla conversazione aiuta a distrarsi e a ridurre le preoccupazioni rispetto al cibo che si ha nel piatto.
Infine, quindi è utile quindi lavorare sul prima, sul durante, ma è molto bene non dimenticarsi anche del dopo, perché appunto, come è stato enunciato adesso dal dottor Schiena, anche il momento del dopo pasto può essere motivo di grande angoscia, di timori e di preoccupazioni. E quindi è molto utile pianificare anche questo momento e organizzarsi, ritrovare delle attività da fare che possano essere attività che siano allo stesso tempo piacevoli ma distraenti, in modo tale che appunto ci aiutino a distogliere il pensiero da quello che è stato consumato poco prima. Bene, grazie Chiara e grazie a tutti voi per i vostri contributi, molto molto utili. E adesso abbiamo uno spazio per le domande dal nostro pubblico, quindi potete scriverle in chat. Io inizio leggendo una domanda che è stata già scritta da Elena. Elena ci chiede quanto può essere utile o importante distogliere l'attenzione dal piatto o dal pasto. Vado io, Sì. no, nel senso che è un po' quello che dicevamo prima, cioè nel senso che è importante a tavola cercare di aiutare il paziente a decentrarsi dalle sue preoccupazioni e dai pensieri. Quindi ovviamente distogliere l'attenzione dal piatto, dal pasto, può essere un distogliere l'attenzione dalle preoccupazioni che in quel momento la porzione o il pasto mi danno. Quindi mangio in modo meccanico e posso conversare di altro, distrarmi, pensare ad altro e in quel modo un po' diciamo, le mie preoccupazioni, non focalizzandomi su di esse, sui miei stati interni che il piatto mi provoca, possono aiutarmi a consumare il pasto in una maniera più agevole. Soprattutto, diciamo, nei momenti in cui il disturbo alimentare è anche un po' più acuto, quindi nelle fasi più difficoltose che sono le fasi iniziali. Ok, grazie Martina. C'è una domanda di Anna che dice praticamente come far questo, se ho capito bene, come far questo in senso proprio concreto. Ok. Cioè, concreto può essere quello di provare a conversare con la persona. Cioè, quando vediamo comunque la persona è lì in silenzio, probabilmente starà pensando a delle sensazioni interne o a delle preoccupazioni che ha in testa. Quindi conversare di altro, conversare anche di cose che sappiamo possono essere interessanti per la paziente. Prima avevo letto anche un commento in cui c'è stata una signora che ad un certo punto ha conversato della band preferita e infatti poi la persona ha consumato il piatto anche in termini rapidi. Quindi parlare di cose che sappiamo in un certo senso possono essere di interesse, possono essere state anche in precedenza di interesse di quella persona. Quindi proprio cercare di distogliere. A tavola mi viene in mente facendo altre conversazioni, anche se vediamo che la persona è un po' isolata, cercare di richiamare la sua attenzione. Questo possiamo fare praticamente. Poi alcune volte ci si riuscirà, altre meno, però diciamo non demordiamo da quel punto di vista e non colpevolizziamo la persona se poi non succede. Cioè sono comunque dei Certo. tentativi che si possono fare. Certo, magari può essere fatto appunto un primo tentativo su un tema che sappiamo di interesse per la persona, però magari in quel momento talmente influenzata dalle preoccupazioni e dai propri pensieri che quell'argomento X non cattura la sua attenzione, no? E allora possiamo fare un secondo tentativo che può essere, parliamo di un altro tema che so che veramente ti appassiona particolarmente, no? Quindi, come dire, non demordere, come dicevi tu, Martina, no? E quindi non demordere nel concreto è spostiamo su un altro argomento, vediamo se ti cattura di più in questo momento. Quindi è un ruolo molto, molto attivo quello delle persone che condividono il pasto con chi ha un problema alimentare, un ruolo estremamente attivo. Sì.
Poi c'è Valentina che ci chiede a cosa si riferisce con complimentarsi. Credo che Valentina abbia posto questa domanda rispetto a quello che avevi esposto tu, Gian Domenico, quando sottolineavi l'importanza di rinforzare i piccoli sforzi, i piccoli passi in avanti. Quindi ecco, ti do la parola. Complimentarsi vuol dire appunto rinforzare con complimenti, con congratulazioni ogni piccolo segno di miglioramento che si vede nella persona con una problematica alimentare, il che è l'atteggiamento opposto rispetto alla critica. Che può nascere molto facilmente nel momento in cui l'atmosfera intrafamiliare diventa esplosiva con degli approcci coercitivi del tipo ora questo è il piatto, mangi, se non mangi non esci, se non ma tutte queste robe qui, no? Se non mangi. Questo è veramente, veramente controproducente e spesso i genitori quello che fanno in questo tipo di atmosfera è stare molto attenti, focalizzarsi sul lato negativo della questione e non sul lato positivo. E anche questo è molto controproducente. Focalizzarsi sul lato positivo vuol dire nel momento in cui si vede che la propria figlia o il proprio figlio, perché talora sono anche persone di sesso maschile, nel momento in cui si vede che il proprio figlio o la propria figlia si sta sforzando pur non riuscendo a mangiare magari tutto quello che era stato stabilito in precedenza, ma comunque si sta sforzando e ce la sta mettendo tutta. Beh, complimentarsi, essere supportivi, credo sia l'atteggiamento migliore. Sì, quindi anche validare lo sforzo, no? Quindi usando espressioni del tipo mi rendo conto che deve essere difficile, no? Finire il piatto, anche se l'abbiamo concordato insieme, l'abbiamo pianificato insieme, comunque bravo che sei riuscita, no? A magari mangiare metà porzione, Io ti no? capisco, è difficile, sei riuscito a mangiare, non so, un pezzo di hamburger che per te, intendo dire la carne, che per te non è un qualcosa di difficile da mangiare, anche se non hai mangiato la quantità che avevamo deciso assieme, che avevi deciso assieme con i tuoi terapeuti, con la tua dietista, comunque bravo, ce la stai mettendo tutta, sono contento. Sì, quindi complimentarsi rispetto allo sforzo, no? Esatto. Validare sempre l'impegno, non tanto sulla base del risultato raggiunto appieno o parzialmente raggiunto, no? Quindi una validazione sullo sforzo, sull'impegno. Esatto. Esatto, sì, mi sembra una buona sintesi, guardare lo sforzo e non il risultato, poi magari anche il risultato, perché alla fine quando c'è sforzo, alla fine Risultato anche il raggiunto. risultato. Certo. Bene, poi abbiamo una domanda da Camilla che ci chiede: un binge eater come può gestire il pasto al ristorante? Se durante tutta la settimana ha cercato di non perdere il controllo e quindi vede il ristorante come un modo per poter finalmente perdere il controllo. Ecco, passo la parola a Chiara per rispondere a questa domanda. Allora, innanzitutto, appunto, può essere utile lavorare prima di tutto sulla settimana. Come dicevamo prima, attuare quella che viene chiamata anche alimentazione regolare, ovvero programmarsi durante la settimana 5 pasti quotidiani, di cui 3 pasti principali, colazione, pranzo e cena, e 2 spuntini, in modo tale da non far passare più di 3-4 ore fra un pasto e l'altro. Quindi avere un'alimentazione che non sia restrittiva durante la settimana in termini anche di frequenza dei pasti, e poi sul,
poco prima di andare al ristorante o il giorno prima, pianificarsi un pochettino quello che poi si andrà a scegliere e a mangiare al ristorante, in termini che può essere, non so, un primo più un secondo, un antipasto più il primo, quindi scegliere indicativamente quali pasti, quali appunto piatti poi andare a ordinare poi al ristorante. Inoltre, in alcuni casi può essere visto, il ristorante può essere visto come una rottura anche di una regola dietetica, e quindi la perdita di controllo può avvenire non sul momento stesso del pranzo, della cena al ristorante, ma successivamente quando poi la persona torna a casa propria. Quindi in questo momento, come dicevamo, come si diceva, è utile lavorare sul momento successivo, organizzandoselo e pianificandosi appunto qualcosa che ci piaccia fare, che può essere fare una passeggiata, una chiacchierata, una chiamata o la visione di un film, che ci aiuti a resistere a questo impulso, che è un qualcosa di transitorio e poi di passeggero, nel senso che cresce, arriva ad un apice, ma poi quando giunge poi all'apice decresce. Ok, bene, grazie Chiara. Diana ci scrive: spesso i problemi di tolleranza e gestione delle emozioni vengono proprio da carenze di intelligenza emotiva dei familiari. Quindi il lavoro dovrebbe coinvolgere primariamente anche appunto i genitori. Come suggerirlo? Come invitarli? Quali approcci terapeutici o risorse vengono coinvolte? Allora, Dottoressa Ranzini, provo a rispondere io. prego, prego, volevo passare Allora, la parola. sicuramente il coinvolgimento dei genitori nel percorso terapeutico è molto importante, nel senso che, come dicevamo, i genitori possono essere veramente una grandissima risorsa, un grandissimo aiuto per chi soffre di una problematica alimentare, e quindi possono essere coinvolti. Dal nostro punto di vista è importante che vengano coinvolti, proprio insieme, cioè nel senso che noi facciamo, solitamente delle sedute congiunte dove aggiorniamo i genitori rispetto alla fase del percorso terapeutico in cui siamo e valutiamo insieme come possono essere di aiuto, quali comportamenti potrebbero attuare a casa che potrebbero favorire appunto quanto si concorda in terapia. Naturalmente potrebbero poi emergere delle difficoltà in questo senso, allora si può valutare di inviare eventualmente il genitore in un percorso terapeutico a sé stante, però ecco, noi crediamo comunque che sia molto importante che vengano proprio coinvolti insieme, cioè che si facciano delle sedute insieme per poter proprio gestire alcune difficoltà che emergono a casa e in modo che anche la persona, il paziente in questo caso, possa insomma esprimere che cosa lo aiuterebbe, si possa concordare insieme proprio in un approccio il più collaborativo possibile. Bene, grazie Laura. C'è una domanda di Silvia sul momento successivo al pasto, quindi come è possibile consigliare ai genitori di fare, cosa è possibile dire, quindi o far fare al figlio quando appena finito il pasto si dirige verso il bagno. Quindi possiamo intuire che c'è magari appunto l'impulso a mettere in atto delle condotte di compenso. Sì, l'atteggiamento nei confronti del proprio figlio non può che essere un atteggiamento di supporto e di contenimento amorevole. Supporto vuol dire quello di cui abbiamo parlato sinora. Ad esempio, sottolineare i progressi, complimentarsi, tentare di distrarlo dai pensieri che sono correlati al cibo, a quello che sta facendo e l'angoscia che ne può derivare.
Contenimento amorevole significa con calma e fermezza, ma contemporaneamente amore, ricordare al proprio figlio che quello che vuole andare a fare, in questo caso ovviamente andare a vomitare il proprio figlio o la propria figlia, è qualcosa di non utile per lui, qualcosa che è contro terapeutico, che non lo fa progredire nel percorso che ha scelto di intraprendere. Poi, ovviamente, nel momento in cui il proprio figlio, la propria figlia, nonostante questi tentativi di contenimento amorevole persista nel desiderio di mettere in atto la condotta di eliminazione, il comportamento di provocarsi il vomito, sono persone spesso adulte o comunque adolescenti che hanno già 16, 17, 18 anni, beh, le armi coercitive nei confronti di queste persone sono molto spuntate e rischiano di essere molto controproducenti, inserendo un clima familiare di rabbia, rivendicazione che non va bene e non è utile per progredire nel percorso terapeutico di guarigione. Bene, poi c'è Francesca che chiede questo: è possibile riconoscersi e condividere molti atteggiamenti e pensieri di una persona con disturbo alimentare, ma riuscire a mantenersi sulla soglia minima del normopeso? In questi casi cosa consigliate? No, vado Ma, io. Beh, sì. sì, sicuramente il disturbo alimentare non è dato dal sottopeso, cioè, ma il nucleo psicopatologico del disturbo alimentare è un'eccessiva valutazione del controllo rispetto al peso, al cibo e alla forma del corpo. Quindi, indipendentemente da se raggiungo il sottopeso o meno, posso comunque avere tutte le preoccupazioni eccessive che riguardano il disturbo alimentare, quindi posso avere anche una dieta restrittiva, cioè posso avere delle perdite di controllo, quindi non è il sottopeso che ci dice se una persona affetta da un disturbo alimentare. Cosa consigliare da che punto di vista, come agganciare il paziente? Insomma, Martina, dal Punto punto di vista clinico, quindi magari di se vista è il clinico? caso di appunto fare un aggancio, iniziare Sì, un percorso, credo in questo sì. senso. Dal punto di vista clinico, assolutamente sì. È Cioè, il anzi, momento. è il momento perché nel momento in cui si attivano, questa eccessiva valutazione, poi si potrebbe anche arrivare ad un sottopeso o arrivare ad altre caratteristiche cliniche anche molto più complesse. Quindi, anzi, mi viene da dire. È il momento giusto perché prima si interviene e meglio è la prognosi per il futuro. Quindi, anzi, è anche più facile intervenire ed è anche più facile poi liberarsi da tutte le caratteristiche cliniche collegate un po' al disturbo dell'alimentazione. Quindi, assolutamente sì. Cioè non teniamo in testa il sottopeso come criterio di agito da un punto di vista clinico, ma teniamo sempre in mente un po' il criterio di quando questi aspetti diventano molto importanti per quella persona. Quindi quanto più la condizionano, Nella tanto. vita quotidiana, a prescindere da poi gli effetti sul corpo che ci possono essere o meno. Anche perché ci possono essere delle persone che hanno naturalmente, geneticamente, un peso che è vicino, ad esempio, ai limiti superiori dell'indice di massa corporea, un BMI ad esempio di 24, che è perfettamente all'interno del BMI di normalità, che va da
di fatto 19 a 25, e che per arrivare a un BMI di 19 e per rimanere a un BMI di 19 devono mettere in atto dei comportamenti di restrizione alimentare molto significativi e che gli distruggono la vita, perché la restrizione alimentare poi si porta dietro tutta quella serie di sintomi e di segni che poi sono quello che provocano la sofferenza psicologica e tutte le conseguenze sulla vita che i disturbi alimentari hanno. Quindi il criterio del sottopeso non è un criterio valido. Non è l'unico, certamente. Non è l'unico e dal punto di vista clinico non è fra i più validi, sicuramente, perché quello che importa è quanto la modalità alimentare impatta sulla qualità di vita della persona. Esatto. Grazie. Poi abbiamo Luca che chiede come comportarsi quando un soggetto con anoressia inizia a prendere peso. Ovviamente teme ed è molto in angoscia per questo. Io passerei la parola alla dottoressa Ranzini facendo un po' riferimento a quella che è la nostra esperienza clinica, no? Quindi quali sono gli obiettivi che noi concordiamo con i nostri pazienti e quindi come gestiamo questo aspetto che può diventare critico o comunque un momento delicato, quello del recupero del peso. Esatto, sì, è un momento assolutamente molto delicato. Appunto, faccio riferimento, come diceva Rosaria, un po' alla nostra esperienza clinica. Noi ci basiamo su un approccio validato scientificamente, che è l'approccio della CBT, quindi una terapia cognitivo-comportamentale proprio migliorata e pensata per le problematiche alimentari. E in particolare quando c'è la presenza di sottopeso, facciamo tutta una parte di preparazione al cambiamento dove aiutiamo la persona a valutare i motivi per cambiare, quindi c'è sempre una collaborazione e una decisione da parte della persona di riprendere peso. Chiaramente non è facile, però diciamo è la persona stessa che lo decide, e questo è un punto molto importante. Inoltre noi concordiamo un trend di recupero del peso che va da mezzo chilo a un chilo alla settimana, perché è un trend di recupero del peso che non ha non determina problematiche dal punto di vista emotivo, psicologico e dal punto di vista fisico organico. Quindi la persona sa che ci sarà, che sarà in controllo, che recupererà esattamente quel range di peso. Quindi in questo senso diventa un pochino più semplice. Chiaramente rimane una fase difficile del percorso terapeutico, però anche rimandando a quali sono le motivazioni che l'hanno spinto a prendere la decisione di recuperare il peso, si può insomma supportarlo e sostenerlo in questo momento che è così difficile, proprio partendo dall'assunto che c'è stata una presa di coscienza e una decisione di intraprendere il cambiamento. Certo, non tanto con la promessa che tutto sarà semplice in discesa, quanto con la promessa che è tutto condiviso, stabilito insieme, pianificato, tutto prevedibile. Esatto, sapendo che è molto difficile, sapendo anche che, come dire, in un certo senso in sottopeso si sta bene da un certo punto di vista e quindi si va verso un po' una cosa ignota, un qualcosa che gli si promette essere meglio, ma che non c'è ancora la certezza che sarà effettivamente meglio della situazione attuale. Quindi un po' la persona si affida in questo senso, ma perché è stata fatta insieme una valutazione su che cosa potrà migliorare recuperando il peso. Quindi non è facile sicuramente, però appunto questo aspetto di collaborazione e di avere il controllo è molto importante. Punto di forza, ecco, sicuramente. Grazie. Allora, abbiamo tempo per rispondere all'ultima domanda da Sara. Se la paziente affetta da anoressia nervosa dovesse programmare in anticipo la sua porzione, in che modo dovrebbe fare? Quindi c'è un riferimento all'eventuale grammatura. Chiara, ci rispondi? Sì, ok, allora. Appunto,
In questo caso quello che si può utilizzare sono le cosiddette porzioni standard, dove appunto non c'è una grammatura, ma come un metodo appunto di, tra virgolette, chiamiamola pesatura, che senza l'utilizzo della bilancia per porzionare quindi gli alimenti, si possono utilizzare anche degli strumenti casalinghi, che possono essere ad esempio la tazzina, il mestolo, oppure utilizzare come porzione quella che è presente sulle confezioni, il consiglio di porzione che viene dato sulle confezioni o nelle monoporzioni, oppure quello che si può dire al paziente quando deve farsi la sua porzione e programmarsela è di provare ad immaginarsi di invitare a casa qualcuno a pranzo o a cena e di provare a pensare quello che quale porzione darebbe appunto ad un amico o ad un'amica che viene a casa sua a mangiare. Benissimo, grazie, grazie a tutti voi. Allora, sono rimaste in sospeso diverse domande. Come di consueto, noi vi forniremo una video risposta che verrà pubblicata all'interno della nostra pagina Facebook. Quindi dai prossimi giorni seguite la pagina e potrete trovare appunto la video risposta per ciascuno di voi. Vi ringraziamo per aver partecipato così numerosi e vi diamo appuntamento al prossimo incontro che si terrà il 19 dicembre, sarà sul tema il rapporto con il cibo durante le festività, come regolare le abbuffate e le restrizioni.